stavo pensando una cosa mentre ascoltavo gli interventi precedenti, come nel nostro ambito, in qualche modo, insomma, l'informazione libera, capiti che uno si occupa di un argomento completamente diverso e finisca per passare sulle stesse cose che hai trovato tu partendo da un'altra parte. Questo è molto interessante perché vuol dire che ci sono dei percorsi, dei sentieri che poi conducono a fatti oggettivamente riscontrabili, disegnando i famosi puntini di cui parlavamo prima, che ci portano a dipingere un quadro complessivo che poi coincide, appunto, a prescindere dal punto da cui si è partito. Quindi cambio un po' l'inizio e mi allaccio sempre al discorso dell'AIDS, che è molto importante perché è in qualche modo l'anticipazione di dinamiche che abbiamo visto dopo. E per cominciare, la ZT è un farmaco estremamente tossico che sostanzialmente blocca la duplicazione del DNA, solamente che come blocca quello del virus, blocca anche quella delle persone. Ed è stato il primo caso in cui abbiamo visto che la tragedia si realizzava con la tecnica della non ne hai preso ancora abbastanza. Cioè non funziona, non è che dici non funziona, stai male, quindi devi prenderne ancora di più. La gente in 6 mesi morì. Quando hanno smesso di prenderlo, di AIDS non si moriva più. E poi l'economia è stata usata per questa cosa, no? Non è fatto ancora abbastanza, non voglio rubare il campo altura, non è fatto ancora abbastanza austerità, devi farne ancora di più. E come adesso, è il vaccino. Non funziona è perché non è fatto abbastanza. Ci sono capovolte le categorie, no? più elementari. Una cosa non funziona, non ne prendi atto, non ce n'è abbastanza. Ecco, quindi è stato un po' in linea anticipazione. Riguardo l'Africa, perché poi questa cosa evidentemente ci interessa tutti quanti parallelamente. Semplicemente quei paesi non si sono mai potuti permettere un test clinico per l'AIDS, per cui bastava in un elenco di malattie averne 2 o 3 per essere classificati AIDS, tipo funghi alla pelle, febbre, cioè, ma vuoi mettere, cioè, questi qua, diarrea, sì. No, ma è vero, cioè, stiamo parlando di paesi impoveriti che vivono nella miseria, di cui la gente muore per mancanza di cure e di igiene. Che succede? Strage di AIDS in Africa, dove fra l'altro questo nasconde l'impoverimento, quindi nasconde le vere cause, un po' come nell'immigrazione, no? Cioè tu nascondi che questi scappano da che cosa? Dalla Francia che fa il gran CFA del neocolonialismo. E quindi non è colpa nostra fondamentalmente che questi muoiano, ma c'è di peggio, li colpevolizza. Perché poi qual è il retropensiero, come nella sovrappopolazione? Ma non si trattengono, cioè stanno sempre a fare una cosa questi, no? Se si trattenessero, sarebbero di meno e non prenderebbero l'AIDS, quindi è colpa pure loro. Questi meccanismi rodati che si ripresentano poi ciclicamente, no? D'accordo. E però al tempo stesso avevo pensato di partire da una cosa che ha detto Cristinizzi prima, però adesso ci arriviamo. E voglio portare attenzione, partiamo da un personaggio, Neil Ferguson. Non lo conoscete, ma dovreste conoscerlo perché ci riguarda molto da vicino. È il signore che ha teorizzato i modelli con i quali siamo stati chiusi dentro casa per 2 mesi. Il lockdown è un'idea sua. Questo signore fa modelli matematici per le epidemie ed ha il non invidiabile curriculum di non averne mai azzeccata una. Lui ha modellizzato dalla mucca pazza alla aviaria alla suina, toppando sempre con ordini di grandezza molto elevati, tipo previsti 50.000 morti, verificati 150, cose di questo genere, no? Ovviamente con un curriculum del genere hanno pensato bene di promuoverlo, perché è fantastico uno che riesce a fare queste cose. Per cui quando è arrivato il problema Covid, sono stati applicati i suoi protocolli, le sue indicazioni per evitare un disastro. E poi
tra virgolette, e quello beccato durante il lockdown a uscire di casa perché andava dall'amante, ricorda questo scandalo, no? Però per lui questo evidentemente non voleva, dimostra insomma quanto fosse convinto della cosa. E siamo quindi nel campo dei modelli matematici che sostituiscono la realtà. Cioè noi veniamo indotti a credere a una realtà non perché sia tale, ma perché è stata rappresentata in un modello computerizzato che poi di fronte alla parola computer la gente fa allora c'ha ragione. Beh, questo qua nasce proprio, ecco, qua mi rifaccio quello che diceva Prestinzi, con The Limits to Grow. Siamo nel 70, appunto, Club di Roma. Che ci succede? L'idea malthusiana che la povertà sia conseguenza di un'eccessiva popolazione, purtroppissimo diciamo, era stata smentita continuamente dai fatti. Anche perché dalla fine del 700 alla metà del 900 la popolazione mondiale era aumentata moltissimo, ma questo disastro non si era mai verificato per un semplice motivo, che prendendo altre cose dette prima, semplicemente l'essere umano inventa cose che in genere moltiplicano la sua capacità di azione. E anzi, era stato smentito il modello malthusiano, perché dove la popolazione si è ridotta è arrivata la povertà. Un esempio per tutti, il Sud Italia. In teoria dopo l'immigrazione degli Stati Uniti doveva diventare una terra nel Dorado, ma neanche l'Irlanda, dopo l'immigrazione degli Stati Uniti, sono i paesi rimasti per decenni danneggiati dallo svuotamento di popolazione. Semplicemente da malthusiana è una bufala, comunque la prendiamo. Ma funziona benissimo invece per il controllo della popolazione da parte di gruppi ristretti, d'accordo? Perché spinge a restringere la base, quindi sapete, una popolazione numerosa poi protesta, cioè questi difetti, no? Crea problemi. E allora decidono nel 70 che quello che non si verifica spontaneamente va fatto verificare. Intanto cominciamo a farlo verificare in maniera teorica. Per cui c'è questo nuovo programma, che si chiama World, mi pare, che elabora questi scenari per il futuro, tutti catastrofici. C'è la prefazione dell'allora segretario dell'ONU, Kutant, che dice abbiamo una decina di anni, dopodiché se non interveniamo non facciamo più tempo. E da lì iniziano le politiche. Contemporaneamente c'è il documento NSSM 200 di Kissinger, che dà lo stesso allarme. Ragazzi, siamo in troppi nel mondo, in realtà sono troppi in Africa. E Kissinger nel documento poi lo dice anche qui abbastanza, si capisce. Qual è il problema? Se gli africani cominciano a usare le loro risorse e non le possiamo più sfruttare, o comunque aumentano di prezzo, questa economia pura penso sia ricarica. Per cui dobbiamo condizionare le politiche verso il terzo mondo alla riduzione delle nascite. Quindi si impone, ecco qua perché il malthusianesimo serve. D'accordo, quindi abbiamo questa prima previsione che si autoavvera, perché le politiche portano ad autoavverarla, stesso meccanismo dell'AIDS, quindi se stanno male è colpa loro che sono troppi, e sono troppi perché soprattutto appunto non si moderano e fanno troppi figli. D'accordo, e questo poi viene ripetuto con il clima, perché l'IPCC, che è l'organismo dell'ONU che si occupa appunto di cambiamenti climatici, lavora sempre con modelli computerizzati e questi modelli sono quelli che appunto davano 10 anni fa che oggi il Polo Nord non doveva esistere, no? Sapete che la scienza contemporanea è molto interessante, cioè ha abbandonato il principio galileiano di verifica, è diventata un po' come gli apocalittici americani che ogni 20 anni profetizzano la fine del mondo, no?
Poi il mondo continua, ma basta rinnovare, ci siamo sbagliati di 20 anni, no? Quindi fanno così. Nessuno si ricorda più quello che hanno detto 10 anni fa, cioè che oggi il Polo Nord non deve esistere più, ma si limitano a rinnovare la minaccia. Le persone non ricordano manco che i virologi un anno e mezzo fa ci dicevano, no, che non correvamo nessun rischio, che bastava una dose, cioè queste cose qua. Si dimenticano tutto, figuriamoci che l'ho detto 10 anni fa. Quindi anche in questo campo abbiamo modelli che creano una realtà e viene presa per vera. Quindi abbiamo visto che dalla gestione pandemica al clima, all'andamento delle risorse, la scienza è diventata preda, ha detto non studia più la realtà, la crea. La crea e noi ci crediamo. Quindi vediamo questo film, no? Questa specie di proiezione, la scambiamo per realtà, anche se l'esperienza di tutti i giorni ci dice che non è vero. Perché se uno fosse stato attento a quello che è successo in questi ultimi 2 anni, se ne accorgeva che certe cose non erano corrispondenti a quello che veniva raccontato. Ma tu non credi più ai tuoi occhi, ma credi alla narrazione. Questo è il miracolo della comunicazione sul quale bisognerebbe riflettere. D'accordo? Ecco, ed è l'aspetto che dovremmo cercare di evidenziare quando vogliamo fare un discorso appunto sulla scienza, perché è più che mai strumento in un regno, è più che mai strumento di potere, ma in un modo totalmente imprevedibile fino a qualche tempo fa. Bene, qual è, io intravedo, la prossima frontiera di questo? Bene, a parte appunto vivere in un mondo, una specie di Matrix immaginario, ma preso per reale, adesso si va avanti questo nuovo fenomeno che è l'intelligenza artificiale, che è un gradino oltre. Perché qual è la caratteristica dell'intelligenza artificiale? In poche parole sono dei programmi che cercano soluzioni, poi se vai a correggere se dico qualcosa di preciso, cercano soluzioni ai più svariati problemi, tipo vengo qua, metto Google Maps, mi dà la strada migliore da fare. La gente che cosa dice? Dice, beh, utile, no? A parte che certe volte a me mi ha portato, questo ancora intanto sbaglia, no? Una volta andavo a un convegno e mi trovo fuori di una casa privata, dico, ma lo fanno qua dentro? Quanti ce ne possono entrare? Vabbè. E c'è gente che è andata male, dentro i fossi, o gente portata. Allora, mi accingo a finire. Però tendenzialmente tendiamo a attribuire, e sono quelli che ti danno i consigli per gli acquisti, no? Quando vai su internet. In base, sai, loro ti conoscono meglio di te stesso, tante volte è vero, e ti danno il consiglio per l'acquisto. Beh, io intravedo questo. Dopo l'elogio della tecnocrazia, cioè la fine della politica, perché il politico si sa è corrotto, è il suo scaldasedie, eccetera, eccetera, ma il tecnico sa quello che fa da Monti in poi, no? Tutti i tecnici hanno anzi delle tazze da Ciampi, forse, sanno molto meglio di te cosa fare. E fateci un comitato tecnico scientifico che ti diceva cosa fare, mica c'è dal Parlamento, no? Che decideva il comitato tecnico scientifico? Che ti frega a te? Cioè noi non abbiamo mai saputo, no? Guardate i verbali segretati. E quando hanno pubblicati col contagocce, no? Io credo che ancora non siano stati tutti pubblicati. Quindi noi ci hanno recluso, privati dei diritti fondamentali in base a delle decisioni prese dal comitato di cui non ci viene detto niente di cosa ha fatto. Ed è esattamente l'intelligenza artificiale. Noi non conosciamo come, ma neanche l'informatico non sa come è arrivata a quella conclusione, ma ha fede che sia quella giusta. Bene, io intravedo in quest'ottica dalla tecnocrazia al ma che ce ne facciamo in un Parlamento? Già l'abbiamo sfalciata a metà. Bellissimo, poi si lamentano, ma tu pensavi fosse l'altro quello trombato, cioè la gente che è rimasta fuori, l'ha votata testa rotta, poi no, non mi hanno detto. Già abbiamo sfacciato il Parlamento. Bene, io intravedo in un futuro, ma perché certe decisioni le faccio bene direttamente all'intelligenza artificiale? Così che oltre a creare la realtà immaginaria che tutti credono, avremo anche decisioni perfette che nessuno potrà mettere in discussione.
Ecco, quindi noi dobbiamo, invece, lavorare in avanti, cioè pensare cosa succederà dopo. Quindi, niente, devo chiudere con questo invito, prepariamoci a pensare cosa succederà dopo. Grazie.